Se una cosa non funziona, fa qualcosa di differente. Questo è uno dei principi base delle terapie brevi e in effetti ha il suo senso. Avevo già parlato del lavoro antropologico della famosa scuola di Palo Alto, che peraltro culminò nella creazione del Brief Therapy Center, che ebbe una grande influenza nelle psicoterapie brevi. E uno di questi, come ho detto in tanti video, non ce la faccio più tutti i video che ho detto sta roba, un costrutto importante fu la soluzione tentata che non funziona. Hai un problema, reagisci in un certo modo, ma questo modo in cui reagisci non fa altro che alimentare il problema o crearne uno nuovo. Posso fare il mimo adesso e creare cose con le mani. Perché ti è utile saperlo? Perché come già dicevo qualche video fa, nel momento in cui sai che il problema sono i comportamenti che metti in atto, l'intervento sarà andare a bloccare quei comportamenti. E a volte il lavoro in effetti è tutto lì, e questo mi ha fatto un pochino riflettere sul fatto di andare a individuare, fare un video dove individuiamo delle tentate soluzioni disfunzionali ridondanti, in modo che ti sia più facile identificarle in seduta e andarla a bloccare. Poi, ovvio, non è che è tutto detto fatto, no? Zac, trovo, blocco, Però può essere utile, può darti una mano, quindi proviamo. Prima tentata soluzione tipica che si trova in diverse problematiche è l'evitamento. È tipica soprattutto per chi ha delle problematiche cosiddette fobiche, perché il fobico tende a evitare l'oggetto della fobia. E più in generale è alla base di molte problematiche con l'ansia o la paura sottostante. Ovviamente non è l'unica emozione, anche il dolore può portare all'evitamento, per evitare per l'appunto di confrontarsi con la sofferenza o di stare a contatto con le cose che provocano quel dolore. Quindi una cosa che puoi fare quando ti trovi qualcuno davanti è identificare se quella persona sta mettendo in atto massicciamente delle condotte di evitamento. Magari evita determinati luoghi come i ponti o le autostrade, evita determinate situazioni come per esempio i party, o evita delle performance come gli esami o degli eventi. E naturalmente può evitare anche oggetti come insetti, animali, siringhe, clown e così via. Il problema insito in questa tentata soluzione è che più evito, più mi confermo che non sono capace, meno la mia autostima, la mia consapevolezza di potercela fare, la mia self-confidence, e do ragione invece all'oggetto fobico, lo vedo come minaccioso, perché se non lo fosse non avrei bisogno di evitarlo. Quindi quello che devi fare è portare la persona a bloccare l'evitamento. Una seconda tentata soluzione, spesso correlata alla precedente, è il controllo. Cos'è davvero ampio, perché il controllo lo puoi esercitare in una infinità di modi. Pensa al cosiddetto ipocondriaco, per fare un esempio, che controlla costantemente il suo corpo, si monitora, si sente, si ascolta, vede cosa va, cosa non va, si fa un esame, un check-up completo costantemente tutto il giorno e così via. O pensa all'amante geloso, un'altra forma di controllo totalmente diversa, che controlla costantemente il suo partner, magari gli chiede dove vai, che fai, con chi sei, o gli prende il cellulare per vedere gli ultimi messaggi, anche questa è una forma di controllo. O ancora pensa all'ossessivo, il controllante per natura, che può esercitare questa forma di controllo in diversi modi. Magari va su internet a controllare delle informazioni, a cercare di capire meglio qualcosa in maniera per l'appunto ossessiva, oppure magari può andare a controllare fisicamente qualcosa, magari se quell'oggetto è messo esattamente nel punto e nel posto e nel modo in cui l'avevo lasciato. Ovviamente il problema del controllo è che più controllo, più avrò bisogno di controllare. Ogni volta che controllo, sto avallando il controllo successivo. E ovviamente anche qui il segreto, la cosa da fare, è insegnare alla persona a mollare un po' di controllo. Terza tentata soluzione disfunzionale è quella di chi chiede costantemente aiuto. Che aiuto poi si può declinare in tanti modi. Per esempio, c'è la persona che chiede di essere costantemente accompagnata a fare le cose per non farle da sola. L'aiuto si può anche esprimere in una rassicurazione, quindi l'insicurezza cronica ci può portare a chiedere costantemente rassicurazioni sul fatto che stiamo facendo la cosa giusta. Oppure, se dobbiamo prendere l'esempio di prima dell'ipocondriaco, chiederà costantemente rassicurazioni al medico o ai familiari sul fatto che sta bene. E occhio che lo stesso terapeuta può diventare un rassicuratore disfunzionale. La persona può chiedere al terapeuta stesso di dargli delle rassicurazioni che però diventano delle tentate soluzioni disfunzionali e mantengono in vita il
il problema, quindi cari psicologi, occhio. E il problema qui è che ogni rassicurazione ha in sé un messaggio sottile e subdolo. Se io ti rassicuro, se io ti aiuto, ti sto comunicando, tu da solo non sei in grado. Stranamente, una quarta soluzione disfunzionale può essere il parlare. Dico stranamente perché questo è proprio uno di quegli esempi più espliciti di come una cosa che può essere molto funzionale in certe situazioni, anche ricercata magari proprio in psicoterapia, in altre situazioni può essere totalmente disfunzionale. Parlare spesso può essere utile, alla fine, cioè la nostra terapia si basa sulla talking cure, sul far parlare, quindi quale esempio più magistrale di questo per dimostrarlo. Però a volte per altre problematiche non è bene parlarne, per esempio le problematiche di natura ansiosa. Più parli, più getti benzina sul fuoco, più parli, più stai fertilizzando la pianta dell'ansia. Oppure anche chi si lamenta, se lo fa di continuo, rischia di perpetuare la lamentazione stessa. Il problema diventa la lamentela. E andando avanti a parlare, c'era pure quell'articolo che diceva che lamentare fa bruciare i neuroni o qualcosa di simile. Non lo so se brucia i neuroni, però la lamentela porta all'inazione. Mi lamento di continuo e questo diventa l'alibi per non cambiare le cose. Ancora, pensa ai coniugi che litigano di continuo, quindi che verbalmente si assalgono l'uno con l'altra e si danneggiano. Anche lì, in quel caso, potrebbe essere molto utile ridurre quel conflitto verbale, quel parlare disfunzionale in degli spazi precisi, perché altrimenti le loro comunicazioni diventano per il 90% della giornata insultarsi, offendersi o dire le cose che non vanno. Una soluzione complementare e ugualmente disfunzionale a seconda dei casi è poi il trattenersi. Pensa per esempio alle persone che hanno problemi nella gestione della rabbia. Una cosa che non della rabbia saudita, ma della rabbia. Una cosa che fanno spesso queste persone è il fatto di trattenere e poi esplodere in modo atomico. E non di rado anche le manifestazioni psicosomatiche spesso vengono fuori in persone che non verbalizzano, non esprimono, quindi trattengono dentro quello che vorrebbero dire o determinati contenuti di pensiero. Sesta e, per questo video, ultima tentata soluzione disfunzionale è l'arrendersi, che ci fa venire in mente subito il problema della depressione. L'arrendersi, la rinuncia, la depressione per eccellenza è il rinunciare, lo smettere di fare. Il depresso è la persona che si sdraia sul letto e rinuncia, può rinunciare a tutto oppure può rinunciare a parte della sua vita a seconda dei casi. Rinunciare agli amici, può rinunciare al sesso, può rinunciare al piacere. La rinuncia di base è una brutta bestia. Quello che dobbiamo fare è stanare la persona, a volte magari proprio prenderla e responsabilizzarla o portarla comunque a fare dei primi piccoli passi, quindi passare dalla rinuncia totale all'iniziare a costruire qualcosa. Ecco qua, 6 tentate soluzioni che non risolvono il problema ma anzi lo peggiorano. Ce ne sono un'infinità di più, però temo che poi diventerebbe questo non un video ma una serie TV tipo Grey's Anatomy con 15 stagioni a venire una dopo l'altra. 15 anni adesso è contento, però insomma, voi magari un po' meno. Magari se ve ne vengono in mente altre le potete scrivere qui sotto, con l'idea di andare a trovare ciò che la persona sta facendo e che non funziona per poter andare a rimediare con un'adeguata soluzione.